Buonasera. Un candidato del Movimento 5 Stelle deve avere tre caratteristiche: essere incensurato, aver svolto al massimo un mandato ed essere residente nel luogo dove si vota. Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, componente del direttorio del Movimento 5 Stelle, lo ha ribadito domenica pomeriggio durante un incontro elettorale a Marotta di Mondolfo. Nessuna contestazione per l'esponente di punta dei pentastellati, ma solo consensi, strette di mano e tanti applausi. In centinaia infatti si sono recati in piazza dell'Unificazione, fino a poco tempo fa Piazza Kennedy, dove Di Maio ha lanciato la campagna elettorale dei candidati a sindaco della provincia in vista delle elezioni del 5 giugno. Giovanni Berluti di Mondolfo, Mauro Grossi di Fermignano, Gabriele Bonci di Fossombrone e Luisa Michele Guerrini di Gradara. All'incontro erano presenti il parlamentare Andrea Cecconi, componente della prima commissione affari istituzionali, l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo e i consiglieri regionali del Movimento. Il nostro programma, ha detto Di Maio, punta sull'onestà dei suoi candidati. Basta i politici che fanno favori per ottenere altri favori. Vogliamo una classe politica nuova e non compromessa con le lobby. Il leader dei 5 Stelle è intervenuto anche sulle problematiche del territorio, come l'erosione marina, per la quale sono necessari investimenti a difesa della costa, e il tema della sicurezza. Di Maio spera infatti che il governo metta mano alla legge sulla legittima difesa, perché i cittadini pagano le tasse, ha detto, ed è giusto che si sentano più sicuri e tutelati. Questi cittadini. Il vicepresidente della Camera ha poi ricordato la nascita di 1.400 imprese grazie ai 15 milioni di stipendi restituiti in 3 anni dai suoi parlamentari. Infatti, per far ripartire l'economia, per il deputato uno degli obiettivi è quello di abbattere gli sprechi e i costi della politica. Dopo il bagno di folla a Marotta, Di Maio si è poi spostato insieme al gruppo dei 5 Stelle alla 70ª spaghettata di Mondolfo. Grazie a tutti di essere venuti, veramente, grazie.